Ci troviamo presso la libreria Ubic, dove sta per avere luogo la presentazione del libro Senza chiedere il permesso di Lorella Zanardo, che è qui con noi. Dottoressa, com'è nata l'idea di scrivere questo libro? È nata dopo l'incontro con migliaia di ragazzi e ragazze nelle scuole, nelle medie superiori, e mi sono letteralmente innamorata di questa generazione. Credo che sarà la generazione di svolta in Italia. È nato dal bisogno che ho sentito di cercare di raccontare questi ragazzi, perché molti parlano di giovani ma si ascoltano poco, quindi nel libro ho deciso anche di riportare le mail che ci scrivono, ed è nato per ultimo con il bisogno di dare a tutti un manuale di educazione media divulgativo per le famiglie, gli insegnanti, i ragazzi, perché ovunque, ma in Italia in particolare, c'è una televisione che si impone molto, con una programmazione quasi a senso unico, ed è importante dare un'alfabetizzazione alle immagini. Così come siamo alfabetizzati per la parola scritta, funziona uguale con le immagini. Ci sono stati molti cambiamenti che hanno attraversato la televisione italiana e anche alla fine la società. Quali sono i cambiamenti più significativi che lei mette in luce all'interno del suo libro? Racconto per esempio, perché a me piace anche parlare di cose positive nonostante il momento sia quello che è, che negli anni 60 la televisione italiana, insieme a quella inglese, era ritenuta la migliore al mondo. Quindi noi italiani e italiane siamo bravi e possiamo tornare ad esserlo, e c'erano trasmissioni, quello che di cui si sente la mancanza, divulgative e istruttive, che non vuol dire noiose, vuol dire divertirsi imparando. Se si va sulla home page del sito della BBC, dicono: il nostro obiettivo è informare, intrattenere ed educare, quindi non bisogna avere paura di questa parola, quindi noi puntiamo molto su questo. Lei crede che i giovani debbano sviluppare appunto una sorta di empowerment, cioè aiutarli ad aiutarsi, ma hanno gli strumenti appropriati per poter attuare dei cambiamenti significativi? Alcuni sì, altri bisogna un po', come dire, favorire questo empowerment, perché uno dei motivi per cui noi continuiamo a puntare molto sull'educazione alle immagini, dei media in generale, è che oggi i ragazzi passano, le ragazze, molto più tempo davanti alle immagini che alla parola scritta, che sia televisione, che sia internet, telefonine o videogame. Quindi in ultima analisi potremmo dire che, dando un'alfabetizzazione alle immagini, una persona è così in grado di agire meglio la cittadinanza attiva, è un cittadino più libero, si accorge di quello che va in onda e quello che tende anche a manipolarlo, e quindi riesce a, come dire, a proteggersi, no? Quindi ecco perché è così importante. Vista la grande diffusione del web e anche degli strumenti tecnologici oggi come oggi, lei non crede che sarebbe meglio agire più su internet che sulle immagini televisive? Noi lo facciamo, infatti all'inizio il corso si chiamava Nuovi Occhi per la TV, adesso si chiama Nuovi Occhi per i Media. Nelle scuole portiamo molti esempi anche di internet e di videogiochi, ma i bambini, i ragazzini piccoli guardano ancora tanto. I bambini e le bambine in particolare non vanno online, e in quegli anni si forma la personalità e assorbono gli stereotipi. Siamo andati in una prima elementare dove c'erano delle piccoline, abbiamo detto: ma tu balli, balliamo insieme, e si muovevano tutte e 20 come della lap dancer. Lì è noi adulti che abbiamo fatto un disastro, no? Quindi ecco perché comunque puntiamo ancora molto sulla TV, e c'è anche da ricordare che è vero che i giovani guardano, stanno più tempo online, ma se noi andiamo a vedere i dati, i contenuti televisivi hanno colonizzato la rete, e troviamo moltissimi contenuti TV online. Tanto è vero che i ragazzi ci dicono: guardo quel tal programma televisivo, ma mentre magari io lo guardo in TV, lui lo guardo online, mentre è su Facebook e fa i compiti in contemporanea. Grazie. Prego. Elisa Brogni per Media Terronia.